Tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video. È domenica, semplicemente mi devo truccare. Ho pensato di tenermi e tenervi compagnia con un video. Deciso di truccarmi un pochino perché non tollero di vedermi in questo mood sempre appunto struccato che ci accompagna nelle giornate casalinghe. Aspettate che io non ho uno specchio. Ok, voglio semplicemente tirar via dalla faccia i capelli, li ho lavati stamattina e non li voglio sporcare assolutamente, quindi utilizzerò due forcine. Voi come le chiamate, ragazzi? Io le ho sempre chiamate forcine queste qua, ma non so se è un nome che usano tutte. Sento molte che le chiamano mollette, quindi non so. Comunque volevo andare un pochino a truccarmi. Ho rispolverato, ve li faccio vedere perché li ho lasciati là sulla scrivania, li vado a prendere. Dicevo, ho messo ordine nel cassetto dei matitoni, quelli simil stick e shadow di Kiko, che vi ho fatto già una testa tanta, tutti i matitoni che possiedo. Ve li avevo fatti vedere in un video, sono praticamente una scatola, boh, secondo me ce n'è più di 100, ce ne sono più di 100. Comunque qua ho raccolto quelli, diciamo, high brand, tutti comprati da me, volevo scegliere qualcosa appunto tra questi. Guardate quanti sono. Allora, ce ne sono una bella dose, un buon numero, adesso vi faccio vedere, di Chanel, quindi Chanel, questo è Bobbi Brown, Dior Show, Bobbi Brown, Dior, Chanel, però c'è anche qualcosa di là di Chanel, o forse di qua direttamente. No, qua sono matite, quindi dovrebbero essere tutti qua. Quindi, in pratica, sì, dovrebbero essere tutti qua. Allora, ne ho 3 di Chanel, poi ne ho 2 di Bobbi Brown, anzi, 3 di Bobbi Brown. Qualcosa me la sono fatta portare anche dall'estero. Poi 3 di Sisley, che costano una fortuna. E poi ho qualcosa, anzi ne ho un altro ancora di Bobbi Brown. Questo è un petrolio bellissimo, Le Col di Lancôme. E poi ho appunto Dior, Laura Mercier. Questo che cos'è? Burberry. E poi anche qualcosa di Tarte. Vediamo Tarte che colore è. Questo lo usavo tantissimo. Sapete cosa vi dico? Che uso Tarte. In pratica voglio fare un make-up occhi sul marrone dorato. E quindi una cosa molto molto classica. Però questa volta vi dico che... non so se iniziare dal fondotinta. Mi sa che inizio dal fondotinta. Allora, intanto avrei bisogno di mettere uno specchio e così mi vedo meglio. Inizio dal fondotinta. Allora, questa domenica non è nemmeno una brutta domenica, infatti credo che mi truccherò, sono le 3:30 e uscirò a fare un giro, una passeggiata nei dintorni, così tanto per non uscire pazza. Ok, ho approntato una simil postazione per potermi appunto vedere. Come fondo vado ad usare un super super economico, il Lasting Finish 25 ore Breathable, che adoro. Sapete che è uno dei miei fondi preferiti in assoluto, al di là del fatto che sia peraltro anche super super low cost. Perché questo, ragazzi, è veramente veramente low cost. Quindi state cercando un fondo che costi poco ma performi alla grande, ovviamente lui, che vado a mettere con il pennello di Nabla, che sapete che è la mia cosa preferita del mese, perché fa in modo di sfumare in maniera perfetta qualsiasi fondotinta, che sia corposo, che sia leggero, e ne esalta il finish. Quindi se il finish è leggero come questo di questo fondo, che è assolutamente leggero, modulabile, dura tantissimo, media copertura costruibile, ma
se ne applicate poco come ho fatto io, ha una copertura leggerissima e semplicemente vi uniforma. Quindi questa è proprio la mia cosa preferita. E niente, in pratica riflettevo come secondo me siamo tutti arrivati veramente allo stremo delle forze. Cioè io personalmente ho passato una settimana che non sapevo veramente a quale appiglio appendermi per cercare di andare avanti, ragazze, perché non vedo spiragli in una vita più rosea, in una vita migliore. Apri come si dice, i social e senti solo diatribe di gente che a cui partecipo anch'io a volte, che si scanna appunto per i vaccini, perché adesso c'è appunto questa diatriba in corso e non sembra che la campagna vaccinale, da che qualsiasi parte si voglia propendere, stia avendo questo gran successo. Insomma, ci sono problemi che veramente ogni giorno ne leggiamo una sui social, sui giornali, insomma, i vari media ci informano che non è che stia andando proprio tutto benissimo. Quindi io sinceramente a volte penso che non ne usciremo più. Ok, sto facendo le sopracciglia con la matita, quella che mi c'è tanto di Mesauda. Vi volevo dire una cosa, che in pratica mi ha scritto un'azienda che mi proponeva di inviarmi un kit per fare da sola a casa la laminazione delle ciglia. E io all'inizio ho detto no, Silvia, sei pazza, non fare una roba del genere. Poi ho detto ma sì, senti, siccome mi sto anche, a volte giustamente, tra virgolette, mi annoio per quanto riguarda i contenuti che vedo anche su YouTube, vorrei trovare qualcosa di nuovo da vedere, ma a mia volta anche da fare, no? E ho detto, sai cosa c'è? Fallo, al limite ti verranno le sopracciglia di Lupo Alberto, no, Lupo Alberto si chiama, no, Lupo Lucio, insomma, quello lì che aveva le sopracciglione, come si chiamava? Quindi al limite sembrerai Elio le storie tese, Elio di Elio le storie tese, e vabbè, che sarà mai, passerà. E quindi mi sta per arrivare a casa il kit e ragazze, vi faccio vedere che cosa viene fuori. Insomma, mi presto le mie sopracciglia alla scienza cosmetica e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Vado a utilizzare il matitone di Tommato ancora, così mi vedete ancora meglio. Io mi sto guardando un po' da lontano col fatto che non ci vedo nemmeno benissimo. Spero che non vengano dei macelli. E sarebbe un pennellino post-umore questa cosa. Entro oggi, perché questi sono matitoni che si fissano subito, quindi dovrei essere piuttosto veloce, ok. E sì, quindi insomma mi sto parecchio annoiando, vi devo dire, ragazze, perché le giornate scorrono tutte uguali, senza la possibilità di contatti sociali. Cioè, se avessi tipo almeno la mia famiglia qua, che so, la domenica andrei tipo a mangiare con mio fratello, mia madre, anche perché io durante la settimana non vedo nessuno e non esco mai, quindi non si può nemmeno dire che io potrei essere, diciamo, veicolo di contagio per quanto riguarda loro, perché io me ne sto a casa tutta la settimana. Massimo che faccio è uscire per fare la spesa, oppure la settimana scorsa appunto sono uscita per andare dal dentista. Però diciamo che come categoria di persona sono una di quelle particolarmente non a rischio, in quanto me ne sto sempre a casa. Per quanto riguarda questi matitoni, se voi voleste potreste utilizzarli semplicemente così, come ho fatto io, come semplicissima base che può essere tamponata con un ombretto in crema, ma anche lasciata così. Cioè, nel senso, nulla osta che voi lo utilizziate proprio come trucco molto 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 leggero. E sapete cosa vi dico? Mi sa che farò proprio un trucco di questo tipo, mega leggero, quindi utilizzerò tipo la terra di Nabla per andare a fare
la piega e magari lo lascio proprio così. Vi faccio vedere come con un matitone e una terra potete proprio fare trucco occhi. Vedete? Andate a lavorare sulla piega con la terra e già avete il vostro trucco occhi. Tanto mascara, al massimo, come faccio io ultimamente, un po' di matita scura nell'infraciliare e basta, il trucco è fatto. Quindi insomma, ecco, col fatto che come sapete sono qua lontana dalla mia famiglia eccetera eccetera, insomma non so veramente come passare le mie giornate. Poi resto anche un po' stupita, perché a volte leggo di gente che fa cose in zona rossa. Tipo l'altro giorno nel gruppo, uno dei gruppi di trekking di Facebook, c'era scritto che questa domenica sarebbero andati a fare una gita in un comune qua della provincia di Milano, però fuori dal comune di Milano. Ora non dico il comune, tanto è abbastanza ininfluente, però in pratica loro prendevano la macchina, si ritrovavano stamattina, in pratica oggi è domenica, stamattina alle 10 prendevano le loro macchine e andavano a fare una gita in questo comune fuori porta qua, appunto, della provincia di Milano. Ora io dico, ma ho interpretato male io la zona rossa o c'è il divieto addirittura di girare all'interno del proprio comune? Cioè, da quello che ho capito io, non si può girare nel comune di Milano. Cioè, se tu sei di Milano, puoi uscire e andartene a zonzo a Milano solo per fare un po' di attività fisica nei pressi della tua abitazione, oppure per lavoro, per motivi di salute, necessità, e basta. Quindi andare a fare la spesa, andare in farmacia, andare dal medico e andare a lavoro, punto. Cioè, queste cose qua, insomma, non puoi andartene in giro a fare la gita. Boh, non lo so, magari sono io che ho capito male, ragazzi, non so veramente che cosa pensare. A volte penso che c'è una parte della popolazione che è babba proprio, tipo me, che se ne rimane a casa, e che se c'è scritto che non, cioè, l'ordinanza dice che io non posso uscire, io me ne rimango a casa. A volte penso che magari stiamo sbagliando, non riesco più a capire dove c'è il giusto e dove c'è l'errato, vi dico la verità, sono un po' così. Adesso uso il Serial Liner di Nabla, proprio perché quando io utilizzo il mascara tendo a macchiarmi la rima palpebrale, allora vado a utilizzare appunto l'eyeliner per fare una riga sottile sottile, e poi metto anche un po' di matita nera sotto, in modo che così quando vado a fare a mettere il mascara, anche se mi sporca la rima palpebrale, c'è comunque l'eyeliner che mi salva. Ok, eyeliner messo. Adesso vado a prendere però questa palette, la Lolita Porvida, e vado a prendere un colore leggermente scimmerino, che è questo qua, che ha del verdino dentro, una specie di duochrome particolarissimo, è una specie di top coat particolare. Lo metto un po' al centro dell'occhio per dare un po' di movimento. Ok, molto 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 bello, però anche molto semplice. Vado a piegare le ciglia. Io utilizzo sempre, ragazze, questo piegaciglia che ho preso da Yes Style. Se vi va vi lascio il link in info box, insieme a tutte le altre robe. Vi lascio il link di tutto quello che insomma si può trarvare, perché per esempio il matitone di Tarte non credo si trovi più. Comunque questo è l'unico piegaciglia della mia vita che veramente mi ha piegato le ciglia, ragazze. Ne ho comprato quintali e tutte dicevano: ah, devi provare il piegaciglia di Shuemura, devi provare il piegaciglia di Shuemura. Quando ho visto che era disponibile su YesStyle l'ho comprato, ormai ce l'ho da qualche anno,
Ragazze, funziona veramente benissimo. Io adesso vado a mettere il mascara Lash Paradise di L'Oreal e niente, ci vediamo al risultato finito dell'applicazione del mascara, perché sono veramente un po' lunga quell'applicazione del mascara. Lavoro. Ok, ho finito col mascara, vi faccio vedere come con un make up così fresco, leggero, se vedo dove l'ho messo, mi sembrava di averlo portato qua, ma non lo vedo più. Ok, eccolo qua, è L'Oreal La Cour Parfait, il correttore con anche contorno occhi 2 in 1, e io uso il, scusate, si chiama... Ivory Beige, se non sbaglio, sì, si chiama Ivory Beige, è appunto un correttore super leggero, di questi appunto voi ruotate e fuoriesce il prodotto, e vedete io lo metto così a raggiera intorno anche qua un pochino e qua. Ok, e poi vado a sfumare con il pennello di Sephora, il 57, e niente, lo amo, lo adoro, secondo me per trucchi così leggeri, da un'aria super fresca, vi consente di realizzare un make-up super anti-age, cioè secondo me questo look per le over 40 è a morte sua, è proprio adatto, vedete, illumina bene, rimane un finish luminoso su tutto il viso, super adatto alla stagione, perché secondo me è un trucco un po' più leggero, appena arriva la bella stagione ci sta tutto, insomma, e vi permette comunque di illuminare, di levare le occhiaie se non ne avete tante, ovviamente, e segna zero. Non segna assolutamente, state cercando qualcosa di estremamente leggero che è quasi a metà tra un illuminante e un correttore, è sicuramente la strada giusta, vi servirà veramente tanto, lo amerete. Ok, e questo è anche il motivo, ragazze, per cui ho vloggato meno. Mi è partito il pennello, uso la cipria di Nabla, o meglio quel che ne resta, perché sta inesorabilmente finendo. Dicevo, questo è il motivo per cui ho anche vloggato meno, perché in effetti mi sono ritrovata in numerose ore del giorno ad essere veramente priva di verve, priva di voglia di essere, di fare, di dire qualcosa, proprio veramente quasi a terra, cioè in un mood che non vorrei definire con parole tipo depressione eccetera, perché sono parole grosse, la depressione è una malattia, non va assolutamente utilizzato a sproposito come termine, però in maniera, in quel mood un po' giù di tono, ecco, se vogliamo intendere appunto con quella parola uno stato morale che non sia proprio al top, non saprei come altro dirlo, giù di tono, giù di morale, afflitta, ecco. Mi sono sentita veramente così ultimamente, perché penso, se ancora andiamo avanti così per un altro anno, devo rimanere chiusa in casa, e avevo intenzione di andare almeno una volta al mese a trovare la mia famiglia, e invece non posso andare, non li vedo da gennaio, quindi ormai sono quasi 3 mesi, non so veramente se sperare in periodi migliori, non posso uscire a fare una passeggiata, non posso andare a fare un viaggio, non posso veramente fare nulla se non starmene chiusa a casa fra quattro mura, e la situazione inizia a diventare molto pesante. Peraltro non ve l'ho detto, ma è Dune, la terra di Nabla, che sto usando, invece vado a utilizzare Gold Rush di Benefit come blush, questo colore pescato veramente molto bello, un blush luminoso, uno fra i miei preferiti, non low cost, però sicuramente uno tra i miei preferiti, e secondo me, vedete, nell'insieme è un make up molto leggero, che però vi rende immediatamente, cioè, presentabili al mondo, fresche,
a posto, molto carino secondo me. Poi questo colore qua che c'è nella Lolita Pur Vida, che poi secondo me lo potete ritrovare, è un duochrome con un quel po' di verde, molto carino. Potete ritrovare anche in altre palette, da quel tocco particolare. Adesso uso questi due prodotti, che sono la matita di Nabla del Nude, la numero 4, e questo prodotto di Catrice che si chiama Sheer Beautifying Lip Balm. Io non so se ci sia ancora, però è appunto un lip balm di questo colore qua, un po' sheer appunto, quindi un lip balm un po' colorato, trasparente, molto carino per, secondo me, dare un tocco di lucido alle matite. Voilà, dopo che avete messo appunto la matita, un tocco di lip balm. L'effetto è bellissimo, polposo, non è lucidissimo ma è morbido, è proprio quel effetto fruttato, goloso, mi piace tantissimo. Trovo nell'insieme veramente molto piacevole, ecco, non so cosa ne dite, a me piace veramente tanto questo mood, sia il cappello così raccolto, sia la luminosità, vedete, che dà il blush in questa zona, e in genere il fatto che il fondo non sia opaco ma sia leggero, satinato, luminoso, la cipria estremamente vellutante, la cipria di Nabla è inimitabile, ragazza, è veramente qualcosa di fantasmagorico, fantastico. Mi piace molto, 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 molto questo look, quindi spero che sia piaciuto anche a voi, perché come avete visto si realizza veramente in pochissimi, pochissimi tocchi. Io ho messo appunto questo colore, ma vi ripeto, adesso ve lo faccio vedere bene in primo piano. Si tratta di questo, però appunto potete utilizzare qualsiasi altro, vedete che ha un riflesso verdino, potete utilizzare veramente qualsiasi altra palette voi abbiate, anche se non è appunto la Lolita. Come vi dico sempre, poi per omogeneizzare il tutto, fonderlo veramente bene con la pelle, levare qualsiasi tipo di residuo polveroso laddove ce ne sia, utilizzate un'acqua fissante, o comunque anche non fissante, semplicemente un'acqua termale, quindi uno spray sul vostro viso. Io adoro la Eau Cellulaire di Institut Estederm, è senza ombra di dubbio una dei miei spray preferiti per il viso. Vedete che bell'effetto che dà, leva proprio tutta la polverosità, enfatizza le luminosità, è proprio proprio bello. Per quanto riguarda il make up, è ovviamente tutto, perché era veramente un make up facilissimo, brevissimo da realizzare, come avete visto, in pochissimo tempo. Farò pochissimi tagli a questo video, se non praticamente giusto la parte in cui metto il mascara. Invece per quanto riguarda il discorso del cercare di reagire a questa situazione, mi dite se voi avete degli escamotage, delle cose che state sperimentando che su di voi funzionano, delle routine da suggerirmi. Io appunto posso dirvi che per esempio trovo giovamento nello svegliarmi, nell'allenarmi, pianificare la mia giornata con il lavoro, però è proprio il fatto che sia sempre veramente la stessa cosa e che io non abbia contatti sociali a buttarmi estremamente giù di morale. Per il resto mi rifugio appunto sui social, faccio un giro su Facebook, un giro su Instagram, praticamente vado su Netflix, vedo delle serie. Adesso sto finendo The Man in the High Castle, che mi è piaciuta tanto, sono alla metà della terza serie, sono 4 serie, anzi suggeritemene qualcuna di nuova, perché fra poco rimarrò appunto senza e non sarà piacevole. E basta, per il resto non so veramente a che santo votarmi, si potrebbe dire, quindi
fatemi sapere veramente se c'è qualcosa che voi fate che funziona, anzi fatemi anche sapere se c'è qualcosa che io posso fare per intrattenervi. Non so se lo avete notato, però per esempio io che sono anche una fruitrice di YouTube, girando su YouTube spesso mi trovo a cercare dei video che non trovo, cioè magari voglio dei contenuti di un certo tipo ma non li trovo, dico sarebbe bello se trovassi più video di questo argomento, magari vado con la lentina a ricercare e non ne trovo. Quali sono i video che voi amereste vedere? Magari potrebbe essere uno spunto per arricchire il canale con contenuti che a voi interessano, che a voi servono, di qualsiasi tipo, eh? Poi magari vedrò se rientrano nelle mie corde o anche nelle mie conoscenze, se posso realizzarli oppure no, però mi potrebbe essere di spunto, di aiuto, magari anche semplicemente saperlo. Io vi auguro una buona domenica sera, vi mando un abbraccio, vi ringrazio perché comunque in questa mezz'ora, se è vero che io ho tenuto compagnia a voi, voi ne avete sicuramente tenuto a me, poi sarà anche una compagnia quella di caricare il video, andare a vedere i commenti, quindi sicuramente anche questo. E basta, ci vediamo domani con un nuovo video che sarà sicuramente il vlog, che terminerò appunto adesso, ci farò delle altre clip per il vlog che vedrete, che sarà il mio weekend, molto molto semplice ovviamente. Vi mando un bacio quindi e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!